gira il mondo e da sempre c'è chi da egoista pensa solo a sé. Odio, rancore, guerra, volontà, manca l'amore, ma ora c'è. C'è chi lo dà come fosse un buon papà, papà e papà. Questo spettacolo è uno spettacolo con la valigia, la sua valigia, perché è dedicato al Papa con la valigia, Papa Francesco. Sarà per questo che l'inno che esprime la sua familiarità con tutti noi si chiami Papa e Papà. Gira il mondo e da sempre c'è chi da egoista pensa solo a sé. Odio, rancore, guerra, volontà, manca l'amore, ma ora c'è. C'è chi lo dà come fosse un buon papà. Era il 13 aprile 2013. Cosa stavate facendo voi? Io stavo lavando i piatti, ma la TV era accesa. Io stavo finendo di aggiustare un vaso, ma era un pretesto perché non volevo perdermi la diretta con Piazza San Pietro. Hanno suonato. Andate voi ad aprire, io non posso. Non volevo staccarmi da Piazza San Pietro. Sì, Piazza San Pietro. Ci sembrava di essere là, in mezzo a tutta quella folla, quella gente venuta da ogni parte del mondo. Bergoglio, ma chi era questo Bergoglio? Il nuovo Papa, Jorge Mario Bergoglio, nasce il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires. È così che lo vediamo arrivare al conclave di Roma. Semplicemente, come sempre vissuto, con semplicità. La semplicità tu non la puoi comprare, tu la devi solo avere. La macchina di 100.000 di tutto sulla scena, ma l'albero genealogico. Stavo pensando a Papa Francesco che vuole dare un pugno a chi gli tocca la mamma. Papa Francesco, un pugno, ma come? Porgi l'altra guancia? E poi ho pensato, ma io sono mamma. E quale mamma non vorrebbe avere un figlio così? E così ho pensato, e se Papa Francesco decidesse di scrivere una sua personale Ave Maria, dedicata a tutte le mamme del mondo, alla mamma di Gesù e alla sua mamma in particolare. L'avrebbe forse scritta così? Ave o Maria. E ave anche alla mamma. Ma immaginate il Papa col suo cellulare che manda i tweet e i messaggi. Io sì. Potrebbe andare così le cose. Santità, ci sono di là i cardinali in sala Nervi per l'incontro episcopale. Un momento, non vedete che sto chattando? E questa valigia contiene un solo messaggio. Sì, un messaggio di pace. Pace! E pace Francesco sia! Sento il temporale lontano, pioggia nera minaccerà. C'è però una voce coraggio che la fermerà. Una voce fuori dal coro dice quello che sente il cuore. Dice non credete alla guerra, che solo pianti e dolore. E pace sia, 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 da quelle sue parole. E pace sia, sia, sia.